Il 6 giugno, giorno di domenica, pochissima gente si è recata alla Santa Messa. La più parte di loro sono rimasti nelle loro case, piene di paura, sentendo il cannone a tuonare e vedendo le balle a cascare. Un povero Empezzani a che leggi siamo ridotti. Guerra dura, quella del 15 per i giovani Empezzani. Guerra difficile anche dal punto di vista del cuore, perché combattuta proprio lassù sui monti di casa, quelli stessi che andavamo a scalare per il brivido o per andare a caccia. Ora da lassù si intuivano le luci del focolare. Che nostalgia. 668 Ampezzani il 18 maggio 1915. Indossano la divisa austriaca e vengono mandati al fronte. Si ritroveranno gli amici di sempre, i compagni di lavoro, nelle trincee avverse, due trincee e loro divisi. L'idea di trasformare l'Edelweiss Stellung in villaggio Edelweiss nasce con l'idea di dare al Forte Tre Sassi un contenuto emotivo che crei un collegamento tra il museo e questo villaggio. Quindi il nostro intento è quello di collaborare con tutti i gruppi storici d'Europa e dare ancora più vita a questo luogo. Ma ora entriamo a visitare questo museo a cielo aperto. Ci troviamo fra le trincee austro-ungariche sulla selletta denominata Edelweiss, che proteggeva dalle incursioni provenienti dal Col di Lana dei soldati italiani diretti a scardinare le difese del passo di Valparola. Sulle balze nere di origine vulcanica alle mie spalle hanno trovato la morte non meno di 8.000 soldati di tre nazionalità diverse: italiani, austro-ungarici e tedeschi. Gli italiani cercavano a tutti i costi un valico per dilagare verso la Pusteria e puntare all'Austria. I soldati austriaci difendevano caparbiamente questa montagna che era diventata il simbolo stesso della difesa del Tirolo. Dal bosco di Andraz o Buchenstein alle mie spalle, più di una volta i soldati della Brigata Torino sono venuti all'attacco in questa direzione prendendo di mira il passo di Valparola, ma sono sempre stati respinti. La necessità di dare alloggio, un riparo caldo ai soldati, per l'inverno soprattutto, che a queste quote è insopportabile e che copre questi posti per almeno 6 mesi all'anno, faceva sì che il grande nemico da combattere che accomunava tutti gli eserciti che si sono affrontati a queste quote fosse altro che il freddo più terribile. Siamo tutti volontari qui, gente che ama la vita di montagna, ma che soprattutto ama questa valle con i suoi spazi, i suoi silenzi, la sua natura. Per noi essere qui vuol dire ricordare i nostri nonni, con le loro fatiche, le loro sofferenze. Quando la gente viene qui, turisti, e vedono le nostre baracche e le trincee che abbiamo ripristinato, si rendono conto di non avere di fronte una falsità o delle maschere, ma una realtà veramente viva, vissuta. E vi assicuro che qui si provano delle forti emozioni, una cosa unica. Questo villaggio di montagna, in realtà, è permeato di sofferenza. Ogni roccia nasconde una storia. Ed è per questo che noi, delle Sentinelle del Lagazuoi, vogliamo rievocare la memoria dei nostri nonni con queste uniformi fatte a mano, questa oggettistica originale e la nostra passione, perché siamo non solo appassionati, siamo dei piccoli storici
siamo dei piccoli collezionisti e il nostro obiettivo è ricordare non la memoria degli eserciti, ma la memoria degli uomini. Ad oggi il museo a cielo aperto Edelweiss è un luogo veramente magico. Qui non possiamo dare al turista un'ospitalità ricettiva, perché qui dormono i rievocatori storici e coloro che lavorano qui. Ma quando il turista viene qui, può assaporare questi silenzi, questa sacralità del luogo e portarsi a casa un bagaglio di emozioni veramente grande. Quindi posso dire solamente vi aspettiamo.